sigillo italiano, consorzio nazionale riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole nel febbraio del 2018, ha mosso i primi passi nel 2019 con l'inserimento della carne a marchio nel gruppo Il Gigante. Noi stiamo lavorando per farlo diventare grande questo marchio, perché da una parte è riconosciuto come sistema di qualità nazionale di zootecnia dal Ministero, dall'altra i disciplinari vengono approvati dalla Commissione Europea, quindi noi sostanzialmente abbiamo un sistema che basa su un decreto ministeriale che dà la possibilità agli allevatori di utilizzare dei disciplinari che ad oggi ricordo sono 6: vitellone allevato ai cereali, lascotone allevato ai cereali, acquacoltura sostenibile, c'è anche il pesce, e il fassone di razza piemontese, il bovino podolico al pascolo e ovo più qualità ai cereali. Per poter utilizzare il marchio Consorzio Sigillo Italiano, gli allevatori devono essere aderenti a una filiera, cioè quindi un capo filiera che può essere un'associazione produttori, un'organizzazione produttori o una cooperativa di produttori. Può essere anche il singolo allevatore che aderisce al disciplinare che sceglie, quindi vitellone, scotona o altri, per farsi certificare. Chiaro è che se aderisce a una filiera i costi di certificazione saranno inferiori, quindi nel momento in cui l'allevatore decide di poter uscire nel mercato con un marchio ombrello come il nostro, quindi il Consorzio Italiano, deve ricercare all'interno del sito del Ministero, dove sono ben segnati i disciplinari di produzione, ricercare il capo filiera in maniera tale da prendere contatti, entrare e poi rispettare il piano dei controlli e l'autocontrollo che verrà fatto dal capo filiera per poter certificare al termine del periodo di allevamento previsto dal disciplinare il bovino con il marchio Consorzio Sigillo Italiano. I vantaggi poi che l'allevatore potrà conseguire sono quelli di partecipare all'attività di un marchio ombrello che ovviamente stiamo cercando di far diventare grande anche con l'organizzazione dell'interprofessione, ovvero la possibilità di deliberare l'erga omnes per raccogliere finanziamenti privati da tutta la filiera. Con quei soldi messi assieme potremmo disporre di qualche milione di euro, quindi cifre anche abbastanza importanti, per poter informare i consumatori, andare nelle televisioni a livello nazionale, nelle radio, nella carta stampata e quindi sviluppare dei progetti di informazione coinvolgendo anche i medici di base, le scuole, eccetera, perché a fronte del marchio c'è un disciplinare di qualità che è riconosciuto dalla Commissione Europea. Il marchio ombrello naturalmente spazia dappertutto, ovvero grande distribuzione organizzata, normal trade, ma anche nelle vendite dirette. Per quanto riguarda la ristorazione, stiamo lavorando da anni con il Ministero dell'Agricoltura e speriamo che sia la volta buona per arrivare a un decreto o una legge che obblighi la tracciabilità della carne nei ristoranti. Stiamo anche lavorando al sistema del benessere animale che attualmente sta girando con il Centro di Referenza Nazionale Benessere Animale di Brescia, Cremba, sta per essere trasferito sulla piattaforma Classifarm. Sono dei termini tecnici che conosciamo noi ma che devono far capire al consumatore che c'è un sistema in Italia di controllo e vigilanza per quanto riguarda il benessere animale.